Oggi parleremo innanzitutto della notizia della scorsa settimana relativa al fatto che il garante privacy ha comunicato formalmente l'apertura del procedimento a OpenAI. Poi vi racconterò del fatto che le associazioni di categoria hanno inserito all'interno dei nuovi contratti collettivi nazionali del lavoro anche tutte le figure del digitale. Questa è una vera e propria novità. Poi c'è una nuova direttiva dell'Unione Europea che tratta il modo in cui è possibile comunicare che un prodotto è green, se un prodotto è green, quando si può fare e quando no. Poi gli Australian Open, non so se l'avete notato, hanno comunicato nel loro canale ufficiale, hanno diffuso nel loro canale ufficiale il video della finale, nonostante avessero ceduto a tutti i diritti della partita, a tutte le televisioni. Come hanno fatto? E poi una piccola chicca, analizzando dei cookie abbiamo notato qualcosa di veramente particolare, ovvero a volte i nostri siti internet installano cookie di servizi che non utilizzano. Com'è possibile? Iniziamo. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova rubrica di Polimeni Legal che chiameremo Il caso non esiste, che nasce dalla voglia di comunicare e commentare insieme a voi tutti gli avvenimenti che durante la settimana leggo e avrei tantissima voglia di raccontarvi all'interno dei post sui social, ma ci vorrebbe troppo tempo. E allora ho deciso di racchiudere tutto all'interno di un'unica rubrica che speriamo di fare settimanalmente, e questo video possiamo considerarlo un video di beta testing, cioè un video, una prova per capire qual è l'engagement, per capire se vi piace. Infatti vi prego di raccontarmi e di commentare anche in privato, se volete, le impressioni relative a questa nuova rubrica. Il primo caso di cui voglio parlare è quello che chiaramente la scorsa settimana è stato su tutte le prime pagine di tutte le testate che si occupassero o meno di digitale. Sto parlando della comunicazione che è stata data da parte del garante della privacy a OpenAI, in cui veniva ufficialmente aperto un vero e proprio procedimento. Non si tratta di qualcosa di nuovo, in realtà si tratta della continuazione nel merito di quello che era accaduto nel marzo 2023, solo che nel marzo 2023 il garante aveva ravvisato dei requisiti di urgenza per emanare un provvedimento di limitazione del trattamento verso OpenAI, tant'è che OpenAI come risposta si autobloccò, autolimitò l'accesso agli utenti italiani. Questo succede un po' in vari procedimenti nell'ordinamento italiano, ovvero una prima fase di urgenza per sistemare le cose più urgenti, ma poi non è che si blocca e finisce tutto lì. Le indagini, chiamiamole così, cioè la fase istruttoria continua. E così è stato. La fase istruttoria è continuata, probabilmente anche nel dialogo tra OpenAI e il garante, e si è arrivati oggi a una decisione, a una chiusura della fase istruttoria, a una decisione del garante di aprire e contestare formalmente un qualcosa a OpenAI. OpenAI che a questo punto si deve formalmente difendere. Ha 30 giorni di tempo per fare le sue controdeduzioni a ciò che viene contestato dal garante, e a quel punto il garante deciderà cosa fare, che può essere una sanzione, può essere un provvedimento di blocco, una limitazione o anche un ordine di correggere determinate cose. Ma che cosa veniva contestato nel marzo 2023 a OpenAI? Principalmente veniva contestato il legittimo trattamento dei dati personali sia degli utenti, quindi di noi che utilizziamo il trattamento, sia e soprattutto di tutti quei dati che sono stati utilizzati da OpenAI per l'apprendimento. Quindi delle condotte anche precedenti rispetto a quel marzo 2023. È un po' quello che è successo nel caso sempre recente del New York Times che ha citato in giudizio sempre OpenAI,
per la fase di apprendimento. In quel caso si parlava di copyright, cioè il New York Times diceva: guarda che hai utilizzato i miei contenuti protetti da diritto d'autore, per gli hai dati in pasto l'intelligenza artificiale nella fase di apprendimento. In questo caso si tratta di una, tecnicamente, una procedura simile, ovvero abbiamo dato i dati in pasto all'intelligenza artificiale perché impari da questi, ma probabilmente questi dati includevano anche dei dati personali che quindi dovevano essere trattati in maniera differente. Soprattutto bisognava informare le persone, gli interessati, le persone i cui dati erano stati dati, perdonate il gioco di parole, in pasto all'intelligenza artificiale. Cosa succederà? Non lo sappiamo. Un nuovo blocco? Ci auguriamo di no. Certo è che svuotare ChatGPT, OpenAI, di tutto l'apprendimento che è stato fatto sulla base di questi ipotetici dati, effettivamente è qualcosa di difficile ed è qualcosa di difficilmente superabile. Del resto, però, l'innovazione deve andare avanti. La seconda cosa di cui voglio parlare oggi è l'inserimento del contratto per social media manager, copywriter e tanti altri all'interno delle contrattazioni tra le associazioni, i sindacati, le associazioni datoriali e i sindacati per il rinnovo del CCNL. Che cos'è il CCNL? Come funziona? Si tratta di un contratto di lavoro che viene stabilito dalle associazioni principali, da una parte dei lavoratori e dall'altra parte delle imprese, che poi viene tenuto come base, anche con delle conseguenze legali, per tutte le assunzioni. Ecco, per la prima volta sono stati inseriti all'interno di questa bozza di aggiornamento di contratti di lavoro anche i social media manager, i copywriter, ma anche gli e-commerce specialist, gli AI manager, leggo, i brand manager, i CRM manager, i database manager, gli analytics manager, i SEM specialist e i SEO specialist. Primo riconoscimento ufficiale di queste categorie. Del resto era incredibile che prima non fosse così. C'era un'enorme difficoltà di inquadramento per le aziende che dovevano assumere queste figure, perché queste figure non erano riconosciute all'interno dei contratti nazionali del lavoro e quindi sostanzialmente dovevano essere riportate per analogia ad altre figure. Ma se pensiamo quante persone lavorano nel settore, è che tutte le aziende ormai hanno almeno una di queste figure, insomma, ce n'era proprio bisogno, era proprio ora. La terza cosa di cui voglio parlare oggi è una nuova direttiva sul greenwashing. Sapete che cos'è il greenwashing? Il greenwashing è sono quelle pratiche commerciali vietate nella comunicazione relativa all'ambiente. Abbiamo tantissimi casi di sanzioni per greenwashing che sono state combinate dall'autorità italiana nei confronti di tantissime aziende, anche semplicemente per l'utilizzo della parola ecologico all'interno di un'etichetta di una bottiglia, oppure a impatto zero per determinati macchinari che avevano anche un minimo impatto. Ecco, questo non si può fare. Qual è la regola di base? La regola è che, era anche prima della direttiva, questa regola è precedente alla direttiva, la regola di base è quella secondo cui è necessario utilizzare degli studi e delle ricerche che sono state effettuate prima della comunicazione per poter poi usare nei nostri claim, nelle nostre comunicazioni, determinate diciture. In Italia la GCM non è nuova alle sanzioni per greenwashing. Ci sono tantissimi casi, si parte dal metano, il metano è natura, il metano non inquina. Ecco, queste furono tra le prime pubblicità, i primi spot, i primi advertising ad essere
condannate. Ricordo che ci fu proprio una condanna relativa al metano nei confronti della SNAM per i claim sulle schede telefoniche. Non tutti voi ricordano delle schede telefoniche, è ovvio, è chiaro. Ma in relazione anche all'automotive, parlare anche di diesel, quindi energia e automotive insieme, quando si parla di motori. Ricordo che la BMW fu sanzionata per aver detto che un suo motore era a impatto zero, era a emissioni zero. In realtà era vero che quel motore era a emissioni zero, ma nel momento dell'accensione del motore in realtà c'era un minimo di emissione, quindi non si poteva raccontare emissione zero all'interno dei propri spot. La Ryanair, che è stata sanzionata solo perché le ricerche che aveva fatto erano obsolete, perché la Ryanair si vantava di essere la compagnia aerea con le emissioni più basse in Europa, e anche la Ryanair è stata sanzionata semplicemente perché i dati non erano aggiornati. Vedete quante cose ci sono da considerare nella compliance anche della comunicazione. Insomma, nuova direttiva greenwashing. Che cosa stabilisce la nuova direttiva? La nuova direttiva stabilisce che da questo momento, leggo, saranno vietate determinate diciture, tra cui rispettoso dell'ambiente, verde, naturale, eco, basso impatto climatico. In realtà non è che saranno vietate, assolutamente no, ho detto una cosa inesatta. Tutte queste diciture, che sono molto più comuni rispetto a quelle che abbiamo detto prima, emissioni zero, adesso anche semplicemente naturale o eco, sarà valutato a seguito delle necessarie ricerche e dei dati che effettivamente consentono alla società di parlare di emissioni zero. Vedete, c'è una ridondanza da parte della Comunità Europea, è una direttiva intanto, è una direttiva, e questa direttiva chiaramente dovrà essere adesso applicata, recepita, si dice tecnicamente, dai vari stati. C'è una ridondanza nella tutela della percezione del consumatore. Vedete, negli studi che sono stati fatti alla Comunità Europea tra il 2015 e il 2018 è emersa una, passatemi il termine, ignoranza da parte dei consumatori, soprattutto nel mondo del digitale, preoccupante. E allora da quel momento in poi è partita tutta una serie di interventi legislativi che hanno portato al divieto per tante aziende di fare determinati tipi di comunicazione che potessero in qualche modo ingannare la percezione dell'utente. Pensiamo, come sapete bene, alle novità sulle recensioni. Si tratta di recensioni vere, false, me lo devi dichiarare. Pensiamo alle novità sui ribassi di prezzo. Non puoi più prendermi in giro con determinati ribassi di prezzo. Ecco, tutto questo fa parte di un pacchetto nuovo che, a seguito di queste ricerche molto importanti avvenute in quegli anni, la Comunità Europea, l'Unione Europea, ha ritenuto di dover tirar fuori proprio per tutelare la percezione dei consumatori. Ma un po' di educazione alla rete nelle scuole per tutelare il consumatore di domani, l'utente di domani in generale, non sarebbe e non farebbe male. E un'altra novità portata da questa normativa è la previsione di sistemi di certificazione per l'utilizzo dei marchi di sostenibilità. Marchi sostenibilità sono tutti quei bollini, c'è un grande proliferare di questi marchi, ce ne sono tantissimi, questi bollini che vengono inseriti all'interno dei prodotti, probabilmente senza nessun tipo di regola vera e propria a livello statale, però con l'unica regola di base di dover fare delle indagini sui propri prodotti. Da oggi, da domani, da quando verrà recepita questa direttiva, non sarà più così, nel senso che bisognerà rivolgersi a un ente statale, un ente di certificazione approvato quantomeno dallo Stato, dalla pubblica autorità, per avere l'ok all'utilizzo di quel bollino. Un'altra notizia simpatica di cui vorrei parlarvi è quella secondo cui gli Australian Open, nel loro canale ufficiale
di YouTube hanno trasmesso la finale, non so se anche altre partite, ma sicuramente la finale, con un mascheramento dei tennisti e dell'ambiente, quindi tutto è stato ricreato in digitale dall'intelligenza artificiale. Hanno messo due avatar al posto di Medvedev e di Sinner e hanno trasmesso in diretta la partita. E questo ha fatto infuriare tutte le varie televisioni e i vari canali online che avevano acquistato in esclusiva l'evento. Come funziona la vendita ai diritti sui video, sulle produzioni audiovisive, sugli eventi in particolare, ma questa regola vale per tutti. In realtà, per quanto riguarda proprio gli eventi, noi in Italia abbiamo una normativa che è del 2018, che per la prima volta parla dei diritti sugli eventi, ma tutto questo in realtà si collega alla legge sul diritto d'autore, che è una legge pensata nel 1941 che ha ovviamente avuto e ricevuto tantissimi aggiornamenti e tantissime modifiche, tant'è che all'interno della stessa normativa si parla di opere audiovisive, che ovviamente nel 1941 non erano immaginabili. Come funziona? Nel momento in cui un'azienda, nei nostri casi moderni, crea un contenuto audiovisivo, in questo caso gli Australian Open, l'organizzazione degli Australian Open, in automatico acquisisce i diritti d'autore. Quindi io creo e in automatico acquisisco i diritti d'autore. Dopodiché cedo i diritti a trasmettere sui canali che decidiamo queste opere audiovisive anche in diretta a determinate altre aziende divise per confini, per borders, per nazionalità oppure per aree. Quindi in Italia solamente Sky, per esempio, o Eurosport, nel nostro caso, aveva la possibilità di trasmetterlo in esclusiva. E allora come ha fatto l'organizzatore degli Australian Open a trasmetterlo in chiaro sui propri canali? Eludendo in qualche modo gli accordi che aveva fatto con tutte le varie aziende. Si parla di opera derivata. Questo in realtà vale per qualsiasi altro tipo di opera che gode di tutela dei diritti, quindi nel diritto d'autore si parla sempre di opera derivata. L'opera derivata è un'opera che nasce dall'opera originale e gode degli stessi diritti dell'opera originale, ma rinnovati, quindi si crea una nuova opera con diritti autonomi. Questa nuova opera con diritti autonomi, che comunque deve avere degli elementi di creatività, e la creatività è umana, e non so quanto l'AI possa aver inserito l'elemento della creatività all'interno di quel video che è stato trasmesso, lo trovate facilmente anche voi all'interno del canale YouTube degli Australian Open, se dotata di una certa creatività, assume il valore di nuova opera con nuovi diritti. E questi non erano stati ceduti a nessuno. Ecco come gli Australian Open hanno potuto trasmettere sui propri canali questa finale fatta con Avatar e con il campo completamente ricostruito. Carino, no? La creatività sicuramente c'era negli Avatar, perché gli Avatar probabilmente erano stati disegnati da qualcuno di umano. Per tutto il resto è l'AI che ha creato il contesto. E l'AI può creare un qualcosa di creativo che poi sia suscettibile di diritto d'autore? Questa è la domanda del futuro. Ad oggi, nei termini e condizioni delle varie piattaforme di AI, abbiamo cenni relativi ai diritti, ma è tutto contrattualmente previsto al momento. Bisogna capire se adesso la normativa cambierà qualcosa anche in relazione ai diritti, dell'AI, se può esserci un diritto in capo all'AI stessa. Infine, ragazzi, ho scoperto una cosa incredibile. Durante una compliance di un sito internet fatta sui cookie del sito internet con degli strumenti molto
molto innovativi e anche molto costosi che il cliente ci ha messo a disposizione, abbiamo scoperto che ci sono dei cookie che installano dei cookie di altre aziende con cui il proprietario del sito web non ha alcun rapporto. Come funziona? Io decido di affidarmi al tool X, Y e Z. Questi tool X, Y e Z hanno necessità, o per funzionare oppure semplicemente per svolgere la loro funzione, di rivolgersi ad aziende terze. E quindi chiamano e installano, inizializzano anche i cookie di aziende terze, che vengono quindi installati all'apertura del nostro sito web. Tutto questo è compliant? Non è compliant? Secondo me sì, può essere compliant a patto che all'interno del nostro sito internet inseriamo anche l'informativa relativa a tutte queste aziende terze, che devono essere chiaramente scoperte tramite dei tool di analisi dei cookie oppure dichiarate dall'azienda il cui tool stiamo utilizzando in prima istanza, no? Perché questo? Perché noi, nel momento in cui si accede alla nostra pagina, chiaramente stiamo installando dei cookie di aziende non terze ma quarte, se così si può dire, aziende quarte con cui non abbiamo nessun tipo di rapporto. Però i nostri dati finiscono anche lì, perché ci sono alcune aziende, per esempio, che si appoggiano a circuiti pubblicitari di altri. E allora in quest'altro circuito pubblicitario ci sarà un ID specifico che verrà associato alla nostra utenza. E si tratta di un trattamento di dati personali, e quindi chiaramente deve essere incluso all'interno della nostra informativa cookie. Quindi state bene attenti a questo fenomeno, è molto più frequente di quello che immaginavo. Grazie per avermi ascoltato in questa prima lunga puntata. Aspetto i vostri commenti, pubblici o privati che siano, e ricordate che solo con le regole si costruisce il futuro, perché il caos porta al fallimento. Ci vediamo la prossima settimana.